Low cost 2015 o low cost 2014? Scopriamo insieme in questo confronto qual è meglio fra Moto E e Moto E 2015 Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it Benvenuti nel confronto fra Motorola Moto E e Motorola Moto E 2015 Motorola Moto E 2015, quindi il nuovo modello è qui sulla sinistra Hanno comunque, eh, come un po' tutti in Motorola un design caratteristico che non cambia di anno in anno, eh, questi smartphone di Motorola sono sempre uguali a se stessi, eh, per qualcuno può essere un bene, per qualcun altro meno, eh, questi smartphone stanno impazzendo perché hanno ricevuto entrambi eh, una notifica, va bene, vediamo se riusciamo a, a ignorarla fino alla fine del confronto. Eh, Cosa è cambiato? Come detto nella recensione ci sono dei dettagli, questa cornice argentata che in realtà non è proprio del tutto assente, al contrario di come avevo detto nella recensione di Moto 2015, ma uh, no, non possiamo ignorarla decisamente. Scusate. Silenziamo le notifiche. Eccoci qua. Um, quindi non è del tutto assente in realtà come ho detto ma è semplicemente più grande è sicuramente più incavato questa appunto questa, questa incavatura qui sul, sul retro dello smartphone che è più gradevole moto e 2015 guadagna anche questa specie di uh, bumper che protegge la porta micro sb uh, scusate micro S, la porta lo slot per la micro sd e per la micro uh, sim Scusate, sto premendo tutto, uh, mentre invece sul Moto E precedente avevamo, vediamo se mi riesce di, perché mi ricordo che era un po' dura, ecco qua, avevamo questa cover removibile sotto la quale avevamo i due slot per SIM um, e SD. Comunque anche nel precedente modello la batteria era non removibile, quindi da questo punto di vista non è cambiato granché. Uh, specifiche e tecniche del, della fotocamera sono quasi identiche se non fosse che il uh, Motorola Motori 2015 può fare video a 720p e anche le foto sono lievemente migliorate. Uh, display, display hanno entrambi la stessa risoluzione quindi 960x540, hanno entrambi le loro pack ma fra i due sotto sotto alla fine... Um, non mi dispiace neanche quello del modello precedente è un pochino più scuro non c'è assolutamente niente da dire al riguardo uh, ma soprattutto è un pochino più scuro perché lo vedete anche in queste immagini uh, l'angolo di visione è abbastanza basso vedete inclinandoli Moto e 2015 mantiene una colorazione abbastanza uh, costante mentre guardate cosa succede Moto E dello scorso anno scompare praticamente inclinandolo Uh, Moto, e Moto E 2015 però comunque ha dei colori un pochino più falsati, un pochino più tendenti al giallo E soprattutto ha un DPI, quindi densità di pixel più bassa Cento eh, 145 contro 256 ed è una bella differenza uh, Vi posso dire che in camera è veramente difficile accorgersene ma provate a guardare la cartella quella di... Google qui e provate a guardarla di qua sono anche fatte diversamente ma uh, c'è comunque una differenza e si vede proprio uh, ad occhio nudo quindi è un po' difficile scegliere il, lo schermo migliore hanno i suoi pregi e i loro difetti ma non mi ha fatto impazzire lo schermo del nuovo modello schermo più grande 4 pollici e mezzo contro 4 e 3 peso quasi identico abbastanza consistente su entrambi i modelli Uh, non c'è veramente moltissimo da dire, se non uh, un paio di cose fra cui le più importanti sono. Allora, come rinnovamento hardware abbiamo, intanto che okay, il nuovo modello supporta la connettività LTE fino a 150 megabit per secondo e non è male. Il doppio della memoria interna, 8 GB invece di 4, un processore Snapdragon 410 quad-core contro quello sempre da 1.2 GHz, ma Snapdragon 200 dual-core del vecchio modello Uh, e poi andiamo direttamente al punto, ovvero la più grande differenza che ho trovato fra i due modelli che è una, una, più una considerazione su uso giornaliero. La batteria. Qui abbiamo 2390 mAh, qui 1980 ci sono uh, senza praticamente insomma arrotondando, ci sono 400 mAh di batteria di differenza, che sono veramente tanti e fanno notevolmente la differenza in termini di autonomia. L'autonomia di motore 2015 è sensibilmente superiore. Uh, differenze software. Beh, le differenze software sono principalmente la versione dell'OS. Moto E non ha ancora ricevuto l'Lollipop, quindi uh, abbiamo a che fare con ancora Android KitKat 4.4.4. Questo cosa comporta? Beh, intanto non abbiamo Google Now sulla sinistra, uh, sul precedente Moto E ci si può accedere soltanto dal basso verso l'alto, cosa che si può fare anche sul modello nuovo. E poi ancora altre differenze software apportate da Motorola. Abbiamo su entrambi abbiamo alert, quindi non abbiamo Assist su quello nuovo perché Assist è stato inglobato all'interno di Moto. Il vecchio Assist però ha quattro modalità di utilizzo e quello eh, nuovo invece ne ha due soltanto. Abbiamo Moto Action per avviare la fotocamera scuotendo lo smartphone, e in più abbiamo il nuovo Moto Display che non funziona proprio perfettamente come su i eh, modelli superiori di Motorola, ma insomma. Uh, se la cava è pur sempre una funzione in più. Possiamo fare un test su entrambi i modelli e andare a caricare su entrambi i dispositivi il sito di Repubblica, entrambi in versione desktop. Sì, ok, era già in versione desktop anche il vecchio Moto E. Attendiamo la fine del caricamento, il nuovo Motoe in realtà l'aveva in cache, quindi uh, è questo il motivo per cui ci ha messo così poco. Uh, C'è comunque ovviamente anche un, uh, un motivo legato, legato al processore. Ok. C'è uno scroll diverso proprio come velocità sul Motoe. Um, sul moto E vecchio, chiamiamolo vecchio se vogliamo, ma a parte il fatto che ruota un po' come il Nexus 6, quando lo si utilizza, entrambi ruotano, tutti i motorola ruotano. Uh, però, insomma, direi che le prestazioni non sono incredibilmente diverse da far gridare al miracolo sul nuovo modello. Uh, non c'è molto altro che possa farvi vedere perché confrontare le fotocamere non ha quasi senso sono due fotocamere abbastanza scarse su entrambi i modelli quindi stiamo un po' scegliendo il meno peggio che comunque sembra essere il nuovo Moto E uh, parliamo di prezzi, il vecchio Moto E costava 129 euro al lancio ora siamo intorno ai 100-110 con un po' di offerte online questo modello qua, il Moto E 2015, costa 149 euro Uh, beh, potreste dire voi, ok, ci sono dei discreti vantaggi. Abbiamo una batteria più capiente, abbiamo uh, connettività LTE e abbiamo il doppio della memoria interna. Uh, però intanto io farei notare intanto, come uh, lo schermo sia diventato più grande, ma non per questo migliore, come la fotocamera sia ancora uh, decisamente scarsa. Uh, e di come comunque state spendendo 20 euro in più a distanza di un anno. Per me, il low cost, uh, almeno in questo specifico caso, visto che non è proprio una rivoluzione, ma un'evoluzione, uh, Motorola avrebbe potuto osare un po' di più cercando di mantenere lo stesso prezzo. E allora sarebbe stato veramente un gran telefono perché a 129 euro uh, difficilmente si, si sarebbe trovato di meglio. Già a 150, uh, benché siano, siano, si, siano solo. 20 euro di differenza direte voi sì, ma eh, quando si parla di, di prezzi intorno ai 100 euro per dire su 100 euro 20 euro sono il 20%, quindi eh, può fare una differenza. Per chi non ha un grandissimo budget 20 euro possono fare assolutamente la differenza. Uh, cosa consigliarvi? Beh fra i due io comunque vi spingerei ad acquistare il modello nuovo anche se ho appena fatto questa critica al prezzo perché è sicuramente migliore uh, anche solo per gli 8GB di memoria interna che vi permettono di installare più applicazioni ma vi voglio, vi voglio mettere una pulce nell'orecchio e uh, invitarvi magari se potete ancora spendere una decina o una quindicina di euro in più andare a guardare anche il Moto G uh, prima generazione. Per questo confronto fra MotoE e, e MotoE 2015, è tutto. Un saluto da Emanuele Cisotti per androidworld.it.